Ma bentornati con il vostro chef Lurico. Oggi andremo a provare insieme a fare una partita completa Wild Space, gioco della Playgame Edizioni per 1-5 giocatori della durata di circa 30 minuti. Ma che cos'è Wild Space? In realtà è stata scoperta una galassia tutta nuova e di conseguenza al comando delle nostre navi spaziali, con il nostro capitano in questo caso, andremo a viaggiare attraverso questa galassia alla scoperta di nuovi strani mondi, ovvero di nuovi pianeti. Ne abbiamo già due pronti per il setup, dove possiamo già atterrare perché hanno il simbolo della casettina, per cui sono già disponibili. Altri li andremo ad esplorare man mano e il numero corrispondente 3, 6 e 9 semplicemente ci dirà che per arrivare ad atterrare su quei pianeti ed esplorarli è necessario avere almeno 3, 6 e 9 membri dell'equipaggio. I membri dell'equipaggio li andremo ovviamente cercando di prenderli attraverso la pesca delle carte, attraverso le abilità proprio dei pianeti stessi o giocando carte che abbiamo già dalla mano. Io, per esempio, inizio direttamente con queste tre carte che sono due emissari e uno specialista. Giocando carte attiviamo delle abilità che ci permettono di andare in combo e di giocare ulteriori carte, per cui in modo da aumentare la nostra capacità di equipaggio e così fare anche punti per fine partita, perché poi a fine partita le diverse tipologie di fazione degli equipaggi o più equipaggi dello stesso tipo, della stessa fazione, insieme ai robot, per esempio, ci daranno tutta una somma di punti. Oggi andremo a giocare insieme a un carissimo amico, ovvero il contrabbandiere. Ciao contrabbandiere, eccolo qua. Ovviamente è un po' schivo, non risponde molto, però dai, ci giochiamo questa partita in modalità solitario, per cui andiamo a vedere un attimino come funziona questa modalità. Allora, rispetto al gioco base, il setup è identico, cambia solamente che il nostro amico contrabbandiere, l'amico Lucertolone, eccolo qua, che tra l'altro ha l'abilità da pilota, semplicemente viaggerà attraverso i pianeti ostili. Sono delle carte che ho già preparato e setupato in partenza nella modalità gioco difficile normale. Gioco difficile, no, gioco normale, non difficile, scusate. Per cui nella modalità normale, tanto comunque perdo lo stesso, è normale, facile, difficile, non mi cambia niente. Comunque mi prenderà schiaffi sicuramente. Per cui ho fatto questo tipo di setup. Le astronavi, ovviamente, le mie atterreranno su questi pianeti, le sue atterreranno sui pianeti ostili, queste qua, su queste carte qua, che hanno già delle abilità segnate all'interno della carta. Perché una volta attivata quell'abilità, il nostro contrabbandiere andrà a scartare delle carte o a pescare delle carte in corrispondenza. Ovviamente, vedete che ci sono tre segni, tre quadrati, che sarebbero praticamente rappresenterebbero le carte dell'ufficio di collocamento praticamente dei nostri nuovi membri dell'equipaggio. Io direi che andiamo comunque a partire. Io ovviamente come capitano ho scelto il mio Octopus, che tra l'altro è pure uno scienziato, eccolo qua. Per cui io direi così, per spirito d'iniziativa e per spirito di sportività, di far iniziare il nostro Lucertolone, che andrà praticamente a piazzare la sua prima nave esattamente. Ah, ogni volta che piazzate la nave, chiaramente sul pianeta ostile andrete ad ottenere tutti i privilegi che sono sulla parte praticamente bassa, per cui non solo quello dove mettete la nave, ma li ottenete proprio tutti. Per cui in questo caso io atterro, contrabbandiere, atterro su questo pianeta e pesca una carta e pesca la carta centrale. Perfetto. Dopodiché scarta, ovviamente le carte vanno sempre rifillate, poi scarta la carta, ovviamente questa qua, più in fondo, a destra, che va rifillata, e poi come vedete ne pesca una, per cui pescherà anche questa carta. Benissimo, lui ovviamente farà punti in modo diverso rispetto a me, comunque ne farà sempre tante. Andiamo a rifillare di nuovo anche questa carta qui, e adesso sta a me. Io semplicemente cercherò di, guardando anche le mie carte, di capire cosa posso fare. Allora, già
Diciamo che non ho una gran bella mano, potrei scartare una carta per pescare tre carte. Io atterrerò sul pianeta cercando di... Facciamo così. Allora, atterro su questo pianeta, devo scartare comunque una carta, per cui scarterò un emissario. Però potrò giocare una carta. Potrò giocare una carta e scartando un altro emissario mi vado a giocare lo specialista meccanico, che però mi fa pescare tre carte, per cui andiamo a pescare tre carte e mi vado a prendere l'amico specialista, mi vado a prendere un robot e mi vado a prendere un altro robot. Volendo si può pescare non solo qua, diciamo, dall'ufficio di collocamento, ma anche dalla cima del mazzo, per cui adesso mi ritroverò con due robot e uno specialista e vediamo un po' quello che succede. Adesso ovviamente sta al nostro amico contrabbandiere. Il nostro amico contrabbandiere continuerà ad esplorare il pianeta precedente, per cui pescherà la prima carta che verrà rifillata. E a questo punto scarterà la seconda carta, verrà rimessa, è uno specialista, e la pescherà. E pescherà anche questo specialista. Per cui, ok. Allora, a questo punto lui praticamente ha fatto sia l'atterraggio che l'esplorazione, perché questo pianeta ormai è stato esplorato, per cui ce lo leviamo dalle scatole e non è più possibile. Slittiamo, anzi ce lo giriamo. Slittiamo con questo pianeta nuovo e ne peschiamo un altro, e poi andiamo con un'altra esplorazione e ci mettiamo la nave vicino e possiamo ripartire così con atterraggio e esplorazione del contrabbandiere. Io invece continuerei, vista come la situazione, devo cercare di ottimizzare al massimo le carte che ho in mano, esattamente queste, eccole qua, non so se le vedete. Allora, io direi che posso essenzialmente andare ad atterrare su un altro pianeta, oppure andare a pescare ancora carte. Qui mi fa giocare un emissario. Pesco una carta e gioco un emissario lì. Sposto il mio veterano, che non è il segnalino veterano, per cui apprenderei subito la prima abilità del mio capitano. Vediamo un po', mettiamo le carte così, facciamo vedere, non so se si vedono, eccole qua. Vabbè, però potrei giocare anche il robot che mi dà punti e comunque mi fa attivare comunque la mia abilità veterano. Allora, facciamo così, io mi sposto esattamente sulla parte alta del pianeta che più vado ad esplorare. Anzi, vado a pescare tre carte, per cui pescherò un altro robot, perché a me fa i punti il robot, ma li fa anche ovviamente al mio nemico, al contrabbandiere, per cui preferisco toglierlo. Dopodiché andrò a pescare, questo è interessante perché questo praticamente mi dice che se ho già in gioco uno scienziato posso giocare uno specialista, però lo scienziato è solamente il capitano e di conseguenza mi vado a pescare anche questa. Oh, che bello! E poi la terza me la vado a pescare dal mazzo. Ok, e io ho fatto la mia azione e adesso tocca di nuovo al contrabbandiere. Il contrabbandiere, e qui sono, ho beccato tutte carte importanti, porca vacca, guarda lì che lavoro. Allora, il contrabbandiere scenderà qui, ovviamente, e pescherà la prima carta dalla parte sinistra, una carta ovviamente, pescherà una carta dalla parte centrale, questo già sta pesca come se non ci fosse un domani, maledetto,
e poi basta, però insomma già ho fatto abbastanza danni, poi vedo scarterà, però prima ha pescato l'impossibile e già praticamente c'ha una, due, tre, quattro, cinque specie di animali diversi, perché gli ne manca una già per fare 15 punti, maledetto. Va bene, allora sta di nuovo a me, e a questo punto, visto che io ho esplorato, ho ancora solo un membro dell'equipaggio, però adesso cercherò di avvantaggiarmi per giocarne altri e andare a esplorare nuovi pianeti. Io direi che quasi quasi sarà il caso di cominciare a giocare carte, per cui essenzialmente la cosa che fa che non ho i missari, mannaggia, e allora sai che ti dico, mi vado ad attivare, atterrare su questo pianeta e mi prendo la prima abilità da veterano, perfetto, che mi fa pescare una carta e la vado a pescare qua, mi prendo il rino specialista, ok, per cui io passo il turno. Il nostro amico contrabbandiere sale, per cui va a esplorare il suo pianeta e come abilità, diciamo, di questo pianeta si scarta la prima, eccola, e poi si scarta la seconda. Vabbè, prima ne aveva pescata una tonnellata, per cui ok, anche questa praticamente è stata esplorata, per cui se ne va e si rifilla un nuovo pianeta da esplorare. Ok, sta di nuovo a me e mo io dovrei cominciare a giocare carte, però porca miseria, perché se no rimango indietro. Allora, infatti ce ne ho anche parecchie, come vedete ho cominciato ad avere numerose carte in mano. Vi ricordo che non c'è limite di carte in mano, e quindi potete tenere quante ne volete. Io a questo punto salgo ad esplorare questo pianeta e gioco una carta, vado a giocare. Allora, vado a giocare questa, mi gioco un altro polipone che mi dice, come vedete qui si doveva avere almeno uno scienziato, e ce l'ho perché il mio capitano è uno scienziato, e posso giocare un'altra carta specialista, per cui posso giocare un'altra carta specialista. Ok, posso giocare una carta specialista e giocherò l'orso, che però mi dice di scartare una carta, per cui scarterò questa, però posso giocare un'altra carta e a questo punto mi vado a giocare un robot che oltre a darmi 5 punti a fine partita mi aumenta la mia capacità da veterano a capitano, e pesco altre due carte. Pescando due carte mi vado a prendere la scimmia scienziata, ok, e poi vado a pescare una carta da qua e ho trovato un altro robot, va bene. Vabbè, a questo punto, avendo già 4 membri dell'equipaggio, questo pianeta è reso disponibile e già dal turno dopo, volendo, potrei atterrarci. Vediamo cosa fa il nostro amico contrabbandiere, che scenderà su questo pianeta e scenderà esattamente qua, per cui scarterà la carta centrale e poi la pescherà. Una sempre centrale, mannaggia, 5 punti col veterano, maledetto. E va bene, e sta di nuovo a me. Io qui ho già esplorato, però ho ancora le mie 3 navi per poter gestire la cosa. Allora, io a questo punto dovrò atterrare e decidere dove atterrare. Non ho emissari, per cui qua potevo giocare un emissario, ma non ce l'ho, c'ho robot, c'ho specialisti. Però a questo punto
Qui per esempio mi dice che potrei mettere in gioco, se atterro qua, una carta specialista, una carta robot. Per cui farò così. Atterro su questa parte del pianeta e mi vado a giocare un robot. Anzi, mi giocherò questo, che mi dice che quando gioco il robot pesco tre carte. Per cui ovviamente a questo punto devo capire un attimino. Mi vado a pescare questo. Ah, io devo anche trovare le razze ovviamente che mi servono per fare combo e punti a fine partita, per cui niente, pesco da qua. Mazza, robot come se piovesse, cioè mi sto pescando una tornata, sono tutti robot in mano praticamente. So, e vabbè, si è fatta osta. E a sto punto ne pesco un'altra carta. Ok, e ho pescato un altro lizardone, lucertolone. Allora, ora vediamo che fa il nostro amico. Il nostro amico ovviamente sale in esplorazione con la sua nave. Volendo potevo anche attivare questa, ma ci cambia poco. E come attivazione scarta l'ultima, la prima carta a sinistra, ovviamente, eccola qua, e la va a rimpiazzare. Niente, e pesca due carte. Aia, pesca la prima e pesca la seconda. Porca, che botta, sta pescando tantissimo, mettiamole così. Ok, sta pescando tantissime carte, maledetto. E vabbè, non è buono per niente. Eccole qua. E mostrami di nuovo. Bene. Allora io devo cercare di ottimizzare al massimo. A questo punto io ho una marea di robot, devo cercare di fare punti con i robot. Non c'è verso. Perché è vero che non riesco a pescare carte sufficientemente buone. Allora, a questo punto io salgo a esplorare il pianeta e gioco una carta. Vediamo un po'. Gioco una carta e mi vado a giocare un robot. Eccolo qua, che è un veterano, che mi dà 5 punti. Per cui passo ancora un livello di veterano e mi dà l'abilità, mi sblocca l'abilità di giocare una carta. Per cui mi dà l'abilità di giocare una carta e a questo punto mi gioco un altro robot. Eccolo qua, che ha un altro veterano, per cui già 5 punti l'ho raggiunti. E devo cercare di ottimizzare al meglio, ho tutte queste carte robot, queste danno punti, per cui le utilizzo, insomma, cerco di approfittare, poi vediamo quello che succede alla fine, tanto perdo comunque, però. Allora, questo aveva esplorato il pianeta, per cui questo se ne andava, si rifillava un nuovo pianeta, eccolo qua. E a questo punto lui scenderà qui, per cui verrà solo scartata l'ultima carta e basta. Ma questa è quella semplice, va bene. E niente, io invece ho ancora due navi a disposizione, ho 7 membri dell'equipaggio, per cui questo pianeta si rende attivo e di conseguenza ho la possibilità di poterci atterrare, ma potrei atterrare anche qua, dipende da quello che devo fare. Allora, qui mi dice che se atterro devo scartare una di queste e va bene,
però pesco tre carte o posso giocare una carta. Pesco tre carte o posso giocare una carta. Beh, carte ce ne ho, per cui non è male. Mi manca il combattente, il soldato, per poter fare una bella combo. Vabbè, come non detto, ho poche razze, io devo cercare di incrementare assolutamente le razze, per cui almeno per cercare di fare qualche punto in più. Mi stanno a venire solo robot, che devo fare? Niente, facciamo così. Allora, io atterro qui e scarto. Devo scartare e mi vado a scartare lo scienziato, ok, e poi voglio giocare una carta, per cui mi gioco una carta alla facciaccia e mi vado a giocare un altro robot che mi dà 3 punti a fine partita e mi aumenta di 1 il livello veterano, che è al massimo, per cui posso giocare ancora una carta, posso giocare ancora una carta e mi vado a giocare un altro robot che mi fa pescare 3 carte. Eccole qua, non so se le vedete, per cui facciamo così. Mi fa pescare 3 carte, per cui posso pescare 3. Che si può fare? Vediamo che mi mancano come razze per fare 15 punti. Ce n'ho 3. Rino ce l'ho. Mi manca il gufo, che ce lo prendiamo. Ok, il gufo, il rino e il lizard, ce le avevo tutte, però le devo giocare. Me ne manca una, anzi ne mancano due. Allora, mi vado a pescarne una dal mazzo, che è uno specialista, e mi vado a pescare emissario. Ok, a posto, tocca al nostro amico che sale con la sua nave e praticamente esplora e scarta la carta centrale, poi scarta la carta, e la prima cosa da fare è sempre lo scarto, carta di sinistra, e poi la pesca, che è un robot, però non dà punti, però potrebbe dare punti a fine partita in base al numero di simboli, eccetera eccetera. Però questa è stata esplorata, per cui se ne va, e qui rimane un solo pianeta. E vediamo un po' che succede. Ovviamente anche a me. Io a questo punto, in base al numero di carte che ho, 2, 4, 6, 8, 9, mi si attiva anche l'ultimo pianeta. Dobbiamo andare a ottimizzare per cercare anche di giocare tutte le razze per farsi 15 punti. Vediamo se ci riusciamo. Spero di sì, perché mancano praticamente 2 turni. Tosta, very tosta. Allora, potrei giocare, mi sa che ce la faccio, la vedo molto 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 dura. Vabbè, io salgo, vado in esplorazione. Qui andava rifillato, sorry. Ok. E a sto punto praticamente direi che vado a giocare una carta, per cui mi giocherò il gufo. Il gufo cante. Vabbè. Che mi permette di giocare un emissario. Per cui mi vado a giocare l'emissario, che mi dà 2 punti a fine partita per ogni coppia di polipi, razza polipo con la chiave inglese. Per cui tecnicamente 2 punti già l'ho fatti, non sono tanti, però. E dopodiché, niente, finito questo turno, non riesco a fare altro. Dovevo pescare più carte, ma ce ne avevo già tante in mano, però.
Però ho fatto un sacco di punti di robot, ma vediamo. Allora, lui ovviamente scende su questo pianeta e pesca tre carte addirittura. Una, porca miseria, mettiamo qua, una, e va rifillata, due, e va rifillata, e tre, e va rifillata. E dopo vediamo quanti punti ha fatto lui, mi sa che ne ha fatti veramente tanti, però vediamo, insomma, non è detta, non è detta. Ci sono ancora io, che posso ovviamente a questo punto, devo andare a pesca, sto giro toccando 16 carte, non credo che arrivo a fare 16 carte, ma qui potrei giocare una carta con veterano, che non sarebbe male, non sarebbe male. Uguale, potrei giocare un robot o un emissario, ma non ce l'ho nessuno dei due perché l'ho giocati tutti, per cui io scendo, scendo qua su questa parte del pianeta e già scendo su questa parte del pianeta. Come prerequisito devo avere almeno una carta corrispondente all'equipaggio, per cui devo avere almeno un robot o un emissario, e ce l'ho. Però come abilità posso prendere una qualsiasi carta dal mercato, praticamente da qua, dall'ufficio di collocamento, o la posso pescare e la posso giocare subito. Per cui io direi che mi vado a prendere l'orsacchiottino, me lo gioco subito, mi dà la possibilità di giocare immediatamente una carta veterano e me la gioco subito. No, scusate, non è un veterano, abbiate pazienza, mi gioco il veterano, e, ma questo era già al massimo, però comunque almeno ho ottimizzato un attimo e niente. Tra l'altro questo richiedeva, peccato, forse poi potrei giocare questa, è che non è male, forse il prossimo turno potrei riuscire a giocare altre due carte se ce la faccio. Ed è l'ultimo turno del nostro amico contrabbandiere, che sale, va ad esplorare e si pesca due carte dal centro, per cui una e un robot col veterano 2. Mannaggia. Ok, è l'ultimo mio turno, lui ha esplorato tutte le sue carte, eccole qua, ed io a questo punto l'unica cosa che posso fare, vado ad esplorare e voglio giocare una carta. Gioco questa, che mi chiede come requisito di avere un soldato, ce l'ho. Giocando questa posso giocare uno specialista e mi vado a giocare questo specialista qua, che tra l'altro è anche veterano, ma mi conta poco. Per cui io ho fatto tutto il mio gioco e vediamo adesso, andiamo a contare i punti e vediamo che diavolo è successo. Ovviamente avrò perso, però... Allora, innanzitutto, come si contano i punti? I crediti vengono considerati per animale di ogni categoria, dopo il terzo sono 5 punti. Io non credo di aver fatto, tanto mettiamoli, ma non credo di averli fatti nella maniera più assoluta. Anzi sì, questi sì, vabbè, poi gli orsacchiotti ce ne ho due, ma non mi bastano, c'ho tanti robot comunque, almeno quelli, c'ho tanti robot, eccoli qui, i robot ho fatto un sacco di punti. Ok, e va bene, per cui allora faccio 5 punti perché ho 3 lucertoloni, delle altre razze purtroppo niente, per cui faccio 5 punti. Poi 15 punti se completo una serie di 6 animali diversi. Allora, la lucertolone ce l'ho, il polipo ce l'ho, l'orso ce l'ho, il rino ce l'ho, il gufo ce l'ho. Mi manca la scimmia? No, c'avevo anche la scimmia, impossibile. L'avevo giocata, giuro. Che fine ha fatto? No, mi sa che non l'avevo giocata. No. Mi manca la scimmia, per cui non riesco a fare i 15 punti, ho fatto i conti senza l'hostess,
come si dice, peccato, sembrava di averla giocata, vabbè, per cui niente 15 punti, perché ci sono 5 razze diverse, e vabbè. Dopodiché i crediti forniti dalle carte emissario, le carte emissario solo questa che mi dice che qua 2 punti per ogni coppia meccanico polipo, per cui ho 2 polipi non solo meccanico, per cui sono 2 punti, meglio di niente. I punti dei robot, e ne ho fatti diversi, perché ne ho fatto 5, 4, 9, 14, 14 e 6, 20, 24 punti dei robot. E i punti forniti dal capitano, ovviamente io questi ce li avevo tutti, per cui mi prendo i 5 punti e di conseguenza vediamo quanto ho fatto, ma poi vediamo lui, ma io ne ho fatti 24, 29, 30, 31 e 5, 36 punti, fatti pochini. Allora vediamo adesso come si calcolano i punti del nostro amico. Allora, innanzitutto anche lui calcola praticamente le categorie degli animali, per cui vediamo, tanto mettiamo via i robot, gli emissari non vengono calcolati, lui calcola solamente i robot. Allora gli animali, gufo, scimmie, gufo, oh vabbè, i gufi l'ha fatti, sicuro. Lizard, la scimmia non l'ha fatta, l'orso e il polipo. Per cui, allora lui fa 5 punti perché ha 3 gufi, tanto. Poi vediamo se lui ha tutte le 6 razze, per cui lucertolone ce l'ha, la scimmia ce l'ha, il gufo ce l'ha. La scimmia, c'è un'altra scimmia, eccola, non l'avevo vista, per cui fa altri 5 punti di scimmia, qui sono 10 punti, bene, per cui la scimmia ce l'ha, lucertola ce l'ha, il gufo ce l'ha, il polipo ce l'ha, l'orso ce l'ha, il rinoceronte ce l'ha, si fa anche 15 punti, praticamente già mi ha battuto, vabbè, che bello. Dopodiché fai punti per i robot, per cui c'ha altri 8 punti, 5 e 3, 8 punti, aie. E adesso andiamo a contare invece i punti dati dalle missioni, che sarebbero questi qua. Oh yes. Allora, tutte le carte che vedete qui praticamente hanno dei simboli e questi saranno punti vittoria aggiuntivi per il nostro contrabbandiere. Allora, vediamo un po', un punto per ogni, 2 punti per ogni emissario, per cui 2 e 2, 4, bene, perché sono 4 punti, più, poi 2 punti per ogni robot, 2, 4, 6, 8, 8 punti di robot, bene, poi, madonna, mi ha fatto un mazzo come... Ci posso fare 2 punti per ogni botanico, per cui 2, 4, 6, 8, 10 punti dei botanici, bene, grazie. Poi 2 punti per ogni veterano, bene, 1, 2, 3, 4, 5 veterani, sono altri 10 punti. Oh, cacci, le pippe, mi ha massacrato. E infine 2 punti per ogni meccanico, 2, 4, 6, altri 6 punti, e 2 punti per ogni pilota, per cui 2 punti, pilota ce ne sono 2, 2 punti del pilota. Allora, per cui lui praticamente ha fatto 10, 20, 30, 38, 40, 48, 58, 68, 73 punti, 73, 36, ecco. Vabbè, ok, è stato bello e anche stavolta chiaramente era palese che perdevo, insomma, quasi palese. E tra l'altro mi sono accorto che ho giocato non la modalità, ve l'avevo detto all'inizio infatti, non la modalità normale ma quella difficile. Mi sono accorto poi a partita iniziata, ho fatto finta di niente e effettivamente mi ha fatto il mazzo, mi ha aperto veramente
come si dice, come una cozza. E vabbè, succede, per cui niente, questo è White Space della Play Game Edizioni, giocato in modalità solitario. È molto carina questa modalità, veramente molto molto piacevole, uno dei pochi giochi in solitario che ho trovato e che ho apprezzato. Io non sono un gran giocatore di solitario, insomma, non mi piace molto giocare da solo. Devo dire che questo invece è divertente, cioè ha una modalità solitario veramente veramente molto carina e accattivante, per cui provatelo, ovviamente provatelo a giocare anche in più, però anche la modalità solitaria, questa solitario merita veramente, per cui niente, io vi ringrazio, grazie per essere stati di nuovo con lo chef con questo gameplay in solitario contro il mio amico Lucertolone, eccolo qua, che ha vinto bene 73-36, per cui praticamente mi ha asfaltato, mi ha praticamente rovinato la giornata. E niente, vi ringrazio, ci vediamo al prossimo unboxing, al prossimo video tutorial o come sempre quando vi pare. Ciao dallo chef.